Buongiorno ragazzi, episodio 59. Siamo in un orario bizzarro in quanto siamo alle 13.05, mattinata impossibile, è stato impossibile registrare, quindi riprendiamo ora. Allora, oggi volevo parlare di una cosa abbastanza bizzarra, che però in realtà è il fondamento del marketing, no? Perché ieri cosa succede? Vado sul Corriere, sul sito del Corriere, ovviamente leggo i titoli perché gli articoli sono a pagamento, e qua apriamo una parentesi: va bene far pagare gli articoli, no? E però ogni tanto quando vado a leggere gli articoli che fanno il Corriere penso, ma cacchio, già io dovrei pagare per leggere di gossip, di cagate varie assurde. Quindi effettivamente il Corriere sul sito, a mio modo di vedere, che ovviamente non voglio fare polemica, ci sono veramente gli articolacci indecorosi, che poi ovviamente sono quelli che fanno più click, quindi ha senso tenerli là. Però vabbè, tornando a noi, c'era l'articolo della tipa che urlava Covid non c'è, non ce n'è, non so cosa urlasse, che è diventata un influencer perché ha aperto un canale Instagram e ha già tipo 100.000 follower, e è diventata famosa perché intervistandola ha dichiarato Covid non c'è, non ce n'è, non so cosa abbia detto, insomma. E ci può stare, e ovviamente non è che fosse citata per meriti positivi, nel fatto che sia diventato un influencer. Ovviamente l'articolo era incentrato sul dire che anche no, che questa cosa ovviamente aveva fatto un po' storcere il naso a molte persone, perché diventare influencer per una cosa così assurda è abbastanza, fa girare i coglioni, insomma, no? C'è poco da dire. E ha detto sì, ok, tutto bello, bene, perfetto, ma allora scusa, tu che ci scrivi un articolo su un sito letto da non so quante centinaia di migliaia o milioni di persone, sei chiaramente colpevole tanto quanto tutte le persone che la seguono, perché una grossissima percentuale di quelli che adesso andranno a seguirla, di quelli che adesso faranno, ne parleranno a loro volta, quindi diffonderanno ulteriormente il verbo, è veramente colpa di chi ne parla. Magari lui dice, ah, ci voglio scrivere un articolo perché è veramente uno schifo che sia diventato influencer per questo motivo qua, solo perché ha detto questa frase in questo momento, e in realtà non ti rendi conto che fai schifo anche tu, perché fomenti questa cosa che tu definisci schifo. Capisco se l'articolo fosse a favore, tipo di sta qua grandissima esperta di marketing ha detto questo, fatto così, no, in realtà non è solo l'unica testata giornalistica che ne parla, quindi per 2-3 giorni avrà una visibilità mediatica incredibile, che poi ovviamente se riuscirà a monetizzare meglio per lei. Comunque fatto sta che veramente uno si fa le seghe mentali del dire, allora io scrivo un ebook, poi però no, non voglio darlo gratis facendomi lasciare la newsletter, quindi provo, magari lo do gratis senza la newsletter, poi provo a fare questo no, meglio non metterlo in vendita, questo, beh, vaffanculo, arriva quella che ti spara una frase e poi ha più follower di quanti ne avrai mai tu in vita tua. Vabbè che il numero di follower, come abbiamo già detto, non è indice di niente, però ti fa girare i coglioni uguali, quindi sto riflettendo sul fatto che effettivamente ogni tanto fare qualche sparata fuori dal coro, assolutamente, tipo, che so, se divento milionario entro fine anno vado nudo in bicicletta da qua a Milano, e che sono 400 km, che l'interesse ovviamente si sposta dalla distanza al fatto che si va da nudi, però potrebbe essere uno spettacolo al fine, o se no vestito da Borat, ecco, quello sarebbe già più decoroso, avrei il mio 1 milione di euro, tutti mi guarderebbero male qua in città ogni volta che mi vedono, però tant'è. Comunque questo ovviamente è una cosa, un eccesso che ho detto io. Ho interrotto bruscamente la prima parte, lo so, ma in realtà l'argomento aveva esaurito il suo interesse, quindi anche se stavo dicendo qualcosa di utile posso anche fare a meno di dirlo. Ma invece voglio aggiungere un'altra cosa, che oggi per radio sentivo che Hugh Grant ha compiuto 60 anni, ok? E cioè io me lo immagino, me lo ricordo con il suo faccione tipico strano, e però così giovane, cioè me lo immagino 25-30enne, ok? Forse perché quello è il periodo della sua vita in cui iniziava a diventare famoso. Però fatto sta che ho detto, cavoli, cioè a 60 anni Hugh Grant,
ok, io avrei detto appunto 30, 40 e ne ha 60, poi ho detto cavoli Giacomo, anche tu forse sei culo, se tutto va bene arriverai ad avere 60 anni, ok? E quando arriverai a 60 anni effettivamente parte della tua vita, del tuo cartuccio sarà già andato, ti rimarrà l'ultima parte, okay? Quella che darà soddisfazioni forse, se tutto andrà bene fisicamente eccetera, quindi cioè, arriverai a quel punto là e quello che stai vivendo adesso non tornerà più, non torna più, non c'è niente da fare. Io ho 35 anni e basta, cioè 20 anni non tornano più, quindi veramente ogni tanto penso ma cavoli, ma veramente, cioè voglio stare seduto in questa cazzo di sedia ancora per quanti anni, per poi arrivare a 60 anni e dire io avrei potuto fare, avrei voluto fare, avrei dovuto fare e non averlo fatto, ma stiamo scherzando, cioè che senso ha vivere così? Ma piuttosto vado di testa mia, mi incaponisco chiaramente con dei progetti, delle cose pensate, non a caso, a vanvera, però provare in caso tornare indietro, fare, rivedere le posizioni e andando avanti così, piuttosto provare e poi chiedere scusa e che non provare mai perché si ha paura di provare. Ah, tra l'altro mi aggancio con un altro argomento a questo discorso qua, perché giusto appunto ho fatto questo ragionamento stamattina, perché anche ieri mi è apparsa su Facebook la pubblicità di un food delivery con i prodotti del territorio di un'azienda nuova che non ho mai sentito e quindi pubblicità su Facebook, vado a vedermi l'azienda, come è fatta, cosa dice il sito web eccetera eccetera, e poi per deformazione professionale vado a vedermi sempre il chi siamo per vedere se l'azienda è fatta da qualcuno che conosco, da un'altra azienda che conosco, chi ha fatto il sito web eccetera eccetera. Ormai sono malato, faccio queste cose senza neanche pensarci, però effettivamente viene sempre fuori qualcosa di interessante, tant'è che sul chi siamo tra i fondatori c'era un ragazzo che quando ero giovane io, lui era giovanissimo, però è del 90-91, quindi sì, diciamo i suoi 30 anni suonati ce li ha. Però fatto sta che cavoli, cioè lui si vedeva che aveva qualcosa in più, però lui cavoli si è fatto la sua società, la sua azienda di food delivery, e da come vedo recensioni su Google, ne sento parlare, sta pure iniziando a prendere piede, quindi cavoli, cioè ce la fanno, chi ci prova, a meno che a meno che sfiga, grande sfiga o impreparazione, ce la fa. 60 anni tutti, se va bene arriveremo ad averli, sicuramente il tempo non torna indietro, quindi che senso ha sprecarlo? Quindi tanto vale provare, si butta, si prova e se va male è andata male, ma che è andata male, ma comunque hai provato, puoi raccontare di aver provato, no? Vivere la vita dicendo no, si fa, si vede, si briga, si fa, si cambia, si discute eccetera eccetera. Quindi questo è il mio episodio odierno, orientato al cambiamento, orientato anche alla positività, perché no, quella ci vuole sempre, e niente, volevo condividere queste idee perché appunto mi sono galoppate addosso in mattinata e ho detto parliamone, perché sono di sicuro interessanti, di sicuro fanno pensare che effettivamente, e andatevi anche a vedere se avete voglia barra tempo la vignetta che ho messo su Facebook e Instagram, perché anche quella è stato un altro elemento in aggiunta della mattinata che mi ha fatto arrivare a questo episodio. Bene, detto questo ragazzi, ci sentiamo domani mattina, sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni e buon pomeriggio, ciao ciao.